Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di uno dei romanzi più importanti di quest'autunno, ovvero Crossroads di Jonathan Franzen. Lasciatemi dire prima una cosa importantissima. Lo sapete che io adoro leggere, in particolare io adoro leggere i romanzi e autori come Jonathan Franzen mi fanno ricordare perché io adoro la fiction così tanto. Perché questo è esattamente tutti i motivi per cui amo leggere sono racchiusi in questo romanzo, cioè una goduria assoluta. Fenomenale, sono felicissima di aver iniziato immediatamente il giorno stesso che mi è arrivato, ho iniziato a leggerlo. Innanzitutto una prima novità è il fatto che Jonathan Franzen decide, come potete notare anche dalla copertina, di ambientare questa storia non nella contemporaneità. Lui è un grande osservatore, un grande commentatore, attirandosi le antipatie praticamente di tutto il mondo, dell'attualità, della contemporaneità. E invece Crossroads, la sua ultima fatica, ricordiamo il primo di una trilogia, è ambientato negli anni 70, primissimi anni 70. E per la precisione dopo il 68, anno tumultuoso che ha sconquassato completamente tutti gli equilibri, messo in discussione lo status quo e ridisegnato la moralità pubblica. Una vera e propria rivoluzione culturale, i cui effetti, i cui contraccolpi, la cui sfida all'autorità è riverberata anche nella provincia di Chicago, dove Jonathan Franzen ambienta il suo romanzo, ricrea questo microcosmo nei sobborghi americani, come moltissima grande letteratura, e mette al centro una famiglia americana, una semplice famiglia americana, mettendone in scena i drammi. Drammi che in realtà non sono frutto di una crisi, ma sono la quotidianità, perché la quotidianità della classe media di Franzen in realtà è fatta proprio di mancanza assoluta di sanità. Cioè il prodotto più florido del benessere americano in realtà è proprio il frutto più malato del tessuto sociale americano. La classe media è piena di nevrosi, tant'è vero che la salute mentale è sempre stato un tema della narrativa di Jonathan Franzen, perché lui insieme a tantissimi altri autori sono resi conto di questo, che la normalità uccide, la normalità non esiste. Chi sono i protagonisti della vicenda? Questa appunto famiglia americana, Hildebrandt, che assomigliano molto ai protagonisti delle Correzioni. Si ripercorrono certi schemi narrativi ai quali è evidente Franzen è affezionato, come per esempio la triade, no? Il triangolo dei fratelli. Qui i figli sono quattro, ma uno è troppo piccolo per avere un suo punto di vista autonomo, quindi di fatto si non fa altro che ripetersi quella dinamica che abbiamo visto già nelle Correzioni, con figlia femmina, due figli maschi, che sono agli antipodi praticamente, tutte e tre con storie autonome, tutte e tre con particolari legami e alleanze, rivalità all'interno della famiglia. E poi, altro grande schema narrativo di Franzen, il matrimonio in crisi alla base di tutto, quindi alla base di questa famiglia c'è il matrimonio in crisi tra Russ e Marion. Non credo che ci sia nessuno che sappia raccontare la frustrazione, l'infelicità e il patetismo anche raggiunto dalla classe borghese come Jonathan Franzen. È diverso il contesto sociale, sono diversi i personaggi ovviamente, sono diverse le motivazioni, quello che li spinge, i loro desideri, è tutto diverso, ma di fatto l'universalità della natura umana è quella, e quindi Jonathan Franzen descrive veramente con grandissima ironia, empatia e genialità, a mio parere, e questi sentimenti. Soprattutto lui è un grande maestro del sentimento dell'imbarazzo, cioè non c'è nessuno che esprima il disagio come Jonathan Franzen. È proprio uno scrittore che non ha paura di guardare dal buco della serratura, come direbbe Philip Roth, di inserirsi nei pertugi più intimi dell'essere umano, dell'essere vivi in fondo. È difficile scrivere un romanzo ambientato in un'epoca storica che bene o male tutti noi conosciamo e che è molto ben nitida nel nostro immaginario, e riuscire comunque a essere così di intrattenimento. A
complicare le cose e poi a rendere ancora più strabiliante il risultato di questo romanzo a livello proprio di intrattenimento, di godibilità, il fatto che le vicende si concentrano in un arco temporale veramente risicato, addirittura la maggior parte degli eventi è concentrata a volte in un solo giorno, quindi ci sono queste estreme dilatazioni temporali in cui osserviamo gli stessi eventi da più punti di vista, scusate, no, gli stessi eventi, la stessa giornata dai punti di vista diversi dei membri della famiglia. E qui si attiva tutto il talento di Jonathan Franzen nel replicare attraverso la fiction tanti meccanismi psicologici. I temi psicanalitici sono sempre stati presenti all'interno dei libri di Jonathan Franzen, in generale la salute mentale inesistente dei personaggi, in generale della classe borghese piena di nevrosi, di idiosincrasie, di follia, è un tema molto importante all'interno dei suoi libri. In questo caso è ancora più presente, a mio parere, soprattutto in personaggi come quelli di Marion e di Perry, in cui proprio il tema della salute mentale è centrale. Oltretutto, al contrario delle correzioni, qui non c'è assolutamente satira, c'è ironia, questo libro è divertentissimo, ci sono dei dialoghi che raggiungono livelli di passivo-aggressività incredibili, cioè i personaggi si odiano, quindi è proprio emanano veleno. Comunque dicevo che al contrario delle correzioni qui non ci sono momenti iperbolici, non c'è quella satira assurda che troviamo in alcune scene di quel romanzo familiare, no, qui si rimane surrealistico. Questo non significa che non ci siano visioni e in generale che manchi l'immaginazione, soprattutto quella psicologica, Jonathan Franzen. Sono tanti i momenti in cui veramente viaggiamo nella mente dei personaggi, anche quando sono sotto effetto di sostanze stupefacenti, quindi il modo in cui lui replica quei meccanismi che sono assolutamente realistici, ce lo fa in maniera molto realistica, ma ovviamente sono dei momenti alterati, ecco, dell'esistenza. Non dovete pensare quindi che il realismo renda più piatto questo romanzo rispetto ai momenti iperbolici a cui abbiamo assistito se avete già letto le correzioni, per esempio. Al di là delle dinamiche familiari che io ritengo veramente eccezionali, cioè il modo in cui lui mette a nudo gli odi intestini all'interno di una famiglia, quindi in un certo senso destrutturando quello che si pensa essere un paradiso, ovvero la famiglia, no? E invece lui in qualche modo fa a pezzi questo mito, soprattutto questo mito dell'America, degli Stati Uniti. Ecco, a proposito di miti, questo è il primo romanzo di una trilogia, si chiamerà appunto A Key to All Mythologies, quindi la mitologia, le mitologie anzi degli Stati Uniti sono al centro di questa lunga narrazione che avrà sempre come protagonista la famiglia degli Hildebrand, quindi questa famiglia americana, ma soprattutto la crisi di questa famiglia protestante. Ecco, perché non vi ho detto che il padre è un pastore protestante e questo libro, fra le tante tematiche, ha soprattutto quella della religione. La religione, insieme alla rivoluzione culturale, ecco, anzi diciamo contrapposta alla rivoluzione culturale, sono le mitologie presenti all'interno di questo romanzo. Credo che l'obiettivo di Jonathan Franzen fosse dall'inizio in realtà chiedersi che cos'è che rende gli esseri umani buoni, o in generale che cos'è la bontà. E soprattutto perché è un dilemma così grande anche al giorno d'oggi, perché è vero che questo romanzo è ambientato negli anni 70, quando ancora la religione, la morale cristiana aveva ancora una profonda impronta sulle persone, e lo vediamo proprio in Crossroads, che tra parentesi il titolo è in realtà un omaggio ad una canzone, ma in realtà, se tradotto letteralmente, significa crocevia, quindi proprio si intende proprio questo, cioè il peso delle nostre azioni sugli altri, quanto possiamo fare del male con le nostre azioni, quanto con le nostre azioni dobbiamo seguire la morale, come comportarsi all'interno della famiglia, quali sono i doveri morali all'interno della famiglia, nella società. Cioè, alla fine questo è un grande romanzo morale, ecco.
È un grande romanzo morale, però, che un po' procede al contrario, perché al di là di tutte le personali mitologie, le mitologie morali che vengono costruite dalle comunità, dagli stati, dalle religioni, eccetera, alla fine quello che rimane è l'enorme varietà, l'estrema vulnerabilità degli esseri umani, che per quanto possano seguire dei dettami, ecco, morali, dettami etici che vengono dall'alto, alla fine sono delle creature che agiscono per istinto, si trovano in qualche modo incapaci di governare la vita, che è fatta di emozioni, che è fatta di variazioni inaspettate, di twist inaspettati, e quindi c'è questo continuo dilemma, no? Fra quello che si deve fare perché Dio ti ha detto di farlo, o perché lo Stato ti ha detto di farlo, perché i tuoi valori ti hanno detto di farlo, e invece quello che poi fai. In questo caso la mitologia di questo primo romanzo, perché io mi aspetto che negli altri libri ci siano altri tipi di mitologie, è proprio quella cristiana. E Jonathan Franzen ha dichiarato che la sfida è stata ovviamente rendere credibile un tipo di narrazione in cui i personaggi fossero effettivamente dei credenti, da non credente, quindi da scrittore non credente, da ateo. Ed effettivamente vi posso assicurare che non sarà stato semplice, perché non è semplice capire la fede se non sei credente, soprattutto poi replicarla in forma di fiction, nelle formule del romanzo. E invece ci è riuscito, perché la cosa che mi è piaciuta di più è che ogni personaggio interpreta la fede in maniera del tutto diversa. C'è chi ha una fede più vicina a quella di Cristo, quindi una fede più predicativa e di azione, più umile, ecco. C'è chi invece ha una fede biblica, ecco, da Antico Testamento, che crede veramente nelle visioni e nel Dio onnipotente e punitivo, ecco. Quindi ci sono tanti modi di vedere la fede. Dopodiché c'è poi la rivoluzione culturale, che complica ancora di più le cose, perché gli Hildebrand, essendo una famiglia legata ad un pastore vecchia maniera, si troverà comunque anche un po' derisa, anche un po' messa all'angolo da una comunità che ha più voglia di cambiamento, che preferisce un pastore più giovane, con cui il capofamiglia Ras è in competizione in quanto uomo patetico. Cioè, mantenere la loro fede, mantenere fede ai loro valori, diventerà più complicato in un contesto che invece sfida l'autorità continuamente, che mette in dubbio quegli stessi valori. Quindi c'è questo scontro generazionale, non soltanto tra nuova guardia e vecchia guardia, ma anche uno scontro fra due modi completamente opposti di intendere la società, uno più progressista e libertario, stavo per dire libertino, l'altro invece un po' più rigido, un po' più conservatore. In tutto questo però domina suprema su tutti l'ipocrisia, che è un po' uno dei dilemmi etici di tutti i personaggi. Cioè, i personaggi cercano di essere buoni, ma alla fine non possono far altro che cedere in parte ai loro desideri, ai loro istinti, anche se sono sbagliati, anche se sono proibiti. Anche chi, diciamo, persegue con estrema disciplina l'essere buono, si interroga e dice: ma io sono buono perché lo sono, o perché sono vanitoso e mi piace che gli altri mi riconoscano come buono? Cioè, alla fine possiamo dire che ogni romanzo di Jonathan Franzen parla dei sensi di colpa, perché se siamo esseri umani abbiamo i sensi di colpa. Ecco, forse c'è una cosa che distingue gli esseri umani da tutti gli altri animali, forse non è il linguaggio, l'intelligenza, ma è il senso di colpa. Benissimo, quindi prima di fare un commento più approfondito sui personaggi, non l'ho fatto prima, non perché farò spoiler adesso, ma semplicemente perché non voglio rovinare veramente nulla alle persone che non hanno minimamente intenzione di avere anche solo un dettaglio in più, ecco. Quindi mi fermo qui dicendo che Crossroads è assolutamente il libro da leggere in quest'autunno 2021, in generale un libro da leggere entro l'anno, perché è tra i più belli che sono stati pubblicati quest'anno. È emozionante, è cesellato a livelli inimmaginabili, ci sono delle scene fantastiche. Non potete non prenderlo se vi piacciono i romanzi guidati da personaggi, dalle psicologie dei personaggi. Magari può non convincervi il periodo storico,
compratelo lo stesso, leggetelo lo stesso, perché è universale, è veramente universale, una lettura universale. È estremamente divertente, estremamente godibile nonostante la mole. Per favore, accaparratevelo. Detto questo, sto ancora qui un po' con voi per chi ha già letto il romanzo, per chi semplicemente vuole saperne di più sui personaggi, per farvi un rapido commento, ma in generale non sarà un rapido commento, sarà semplicemente un, non lo so, qualche minuto speso a parlare del personaggio di Marion, di me che fangirlo sul personaggio di Marion, che è veramente eccezionale, una bomba. È questa, la madre di famiglia, in sostanza, una donna apparentemente remissiva, in sovrappeso, che si autocommisera, infelice, long story short, infelice, e che si rende conto di avere accanto a sé un coglione, che è il suo marito Russ, che sbava su un'altra donna, ed è talmente patetico da non riuscire a reggere il confronto con un pastore più giovane di lui, da cui si sente fondamentalmente minacciato. Russ ignora Marion, la sottovaluta continuamente, anzi possiamo dire che a Russ Marion dà il disgusto, molto semplicemente la schifa, fino a che Marion si sveglia, e questo è stato tipo la svolta epocale del romanzo, il momento in cui Marion alza la testa e dice: sai che c'è, che mi sono rotta. E quello è, diciamo che quelle da lì in poi per me il personaggio prende il volo. Ci sono tutta una serie di battute, delle frecciate cariche d'odio ai danni del marito, che penso che mi segnerò nel taccuino delle cose da dire almeno una volta nella vita alla gente che odi. Adesso mi viene in mente una scena in cui Russ cerca un approccio con la moglie e lei dice: scusa, c'è qualcosa che io e te potremmo desiderare di meno? Incredibile. Anche il personaggio di Marion secondo me è calcato sulle frustrazioni del personaggio della madre nelle correzioni, cioè alla fine sono simili i personaggi all'altra famiglia, alla famiglia delle correzioni sono molto simili, cioè si basano più o meno sulle stesse dinamiche. Anche la figlia, per esempio, come ho odiato la figlia delle correzioni, ho odiato Becky. Secondo me lui le ragazze non le sa scrivere, cioè le donne mature sì, le donne più giovani no, cioè non lo so, le dipinge sempre come smorfiose, ed è una cosa che francamente non capisco, non mi piace, ecco, i suoi personaggi femminili giovani non mi piacciono, il che è assurdo perché invece quelli più maturi mi piacciono da morire. Comunque Becky per me è un no su tutta la linea. Invece Perry mi è piaciuto molto nel suo essere un disastro assoluto, e Clem anche, perché Clem è il classico ragazzo con le turbe, con i dilemmi etici, che si fa le pippe mentali su qualsiasi cosa, quindi un po' ho avuto, cioè mi è venuta un po' una cotta per Clem, lo ammetto. Bene, non posso dire di più perché già vi ho, a mio parere già vi ho rovinato qualcosina, ecco, di quelli che sono i dialoghi all'interno di questo romanzo. L'unica cosa che mi dispiace è che è durato troppo poco. Fortunatamente all'interno della libreria ho ancora altri libri non letti di Jonathan Franzen, fra cui Libertà, perché gli altri sono non fiction, quindi sicuramente voglio leggere entro la fine dell'anno anche Libertà per fare dei paragoni, nonostante abbiano detto, tutta la critica insomma abbia detto, che Crossroads è il libro più bello dopo le correzioni, quindi effettivamente capisco perché è difficile raggiungere questi livelli con altri romanzi. Bene ragazzi, spero di non avervi annoiato troppo, io vi lascio qui sotto il link di affiliazione se volete comprare Crossroads di Jonathan Franzen, io ve lo consiglio caldamente, non so se si è capito da questi 20 minuti di sproloquio. Vi lascio qui sotto anche i miei social se volete continuare a seguirmi in altre meravigliose lande di internet, la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal. Mi sa che è tutto, grazie mille per gli iscritti e i commenti, un bacione a voi e vostra mamma e ci vediamo al prossimo video, ciao!